la mia tesi in sostanza è che naturalmente la lotta contro l'evasione sia giusta in un paese civile in cui viga una forma di democrazia comunitaria, ed è proprio su questa base che io contesto l'operato del governo giallofucsia, che se davvero volesse combattere l'evasione dovrebbe in primo luogo colpire coloro i quali evadono a norma di legge. Alludo quindi ai grandi gruppi multinazionali, ai signori apolidi della finanza, a quanti operano le delocalizzazioni in paradisi fiscali e in luoghi della produzione ove convenga per varie ragioni. Costoro, questa galassia eterogenea di evasori a norma di legge, lo voglio ricordare, per legge sono tenuti a pagare il 5% al massimo di tasse, o addirittura possono giovarsi dei paradisi fiscali mediante i quali non pagano completamente le tasse. Ecco allora che le crociate del governo giallo-fucsia, che è giallo-fucsia perché di rosso non ha nulla, ripeto, se non il sangue dei lavoratori e dei ceti medi che scorre copioso in nome della globalizzazione e del ce lo chiede l'Europa. Bene, il governo giallo-fucsia fa la lotta all'evasione in realtà contro i piccoli ceti medi già sofferenti per i processi di globalizzazione infelice, alias globalizzazione, fa la lotta contro i piccoli per favorire una volta di più i grandi. Questo è il paradosso dell'odierna religione della lotta all'evasione fiscale, che è una falsa lotta all'evasione fiscale, perché va a colpire i ceti piccoli senza nemmeno menzionare quelli grandi, a cui anzi fa continuamente favori, come ricordiamo ad esempio tutte le politiche che l'odierno governo giallofucsia, in coerenza con i desiderata della global class liquido finanziaria dominante, sta facendo a beneficio delle banche. Pensate anche solo alla lotta contro il contante, alle lotte di modo che tutto passi tramite carte di credito, cioè tramite i circuiti di un sistema bancario che non è neutro, ma è in mano saldamente a certe persone che mettono capo alla classe dominante finanziaria. Ecco allora il paradosso, che così sintetizzo: da un lato il governo giallofucsia non fa alcuna lotta all'evasione contro i signori del capitale finanziario che evadono per migliaia di euro a norma di legge, di più li agevolano come? Tassando il contante prossimamente, facendo le battaglie contro l'uso del contante, di modo che tutto passi dai circuiti bancari, di modo che per ogni transazione qualcosa vada in mano ai signori della finanza che vivono di usura e di rendita finanziaria, di modo che il cittadino sia controllato in ogni sua operazione in una sorta di società panottica, diremmo con Bentham, una società del controllo totale di ogni nostra azione, forse anche di ogni nostro pensiero un giorno, di modo che peraltro un cittadino che risultasse non gradito all'ordine dominante potrebbe essere, per così dire, ucciso dall'oggi al domani, come mediante la chiusura del conto su cui tutto deve passare. Se non c'è più il contante, se tutto passa dal conto, tu puoi uccidere una persona chiudendogli dall'oggi al domani il conto per ragioni non meglio precisate. Primo punto, quindi agevolazione totale neoservile dei signori della finanza da parte degli improvvidi al governo giallofucsia. Secondo punto, il massacro programmato dei ceti medi che stanno subendo dal 1989 ad oggi una vera e propria lotta di classe che diventa massacro di classe. La novità è che oggi la classe dominante, che è una aristocrazia finanziaria che vive di rendita, perciò è aristocratica, vive di rendita sfruttando il lavoro altrui in maniera parassitaria tramite una espropriazione costante del lavoro altrui. Bene, questa classe dominante oggi colpisce non solo la tradizionale classe lavoratrice che continua a subire i dardeggiamenti della classe dominante, ma colpisce anche i vecchi ceti medi borghesi. Questa è la novità del nuovo capitalismo come l'ho tratteggiato in globalizzazione. Aristocrazia finanziaria in alto contro ceti medi e classi lavoratrici in basso. E come le colpiscono? La lotta all'evasione, la cosiddetta lotta all'evasione, rientra in questo piano di massacro dei ceti medi, che sono gli unici a subire questa aggressione chiamata lotta all'evasione. Il paradosso sta in questo, vedete, che per un verso il sistema dominante è così fatto da indurre i piccoli imprenditori artigiani a dover evadere per poter sopravvivere,
perché con una tassazione che rasenta il 70%, con costi ingentissimi e con il personale a cui versare giustamente i contributi e quant'altro, il piccolo imprenditore si trova molto spesso in una condizione che così definisco, evadere per poter sopravvivere. Cioè il sistema è fatto apposta per indurre all'evasione il piccolo imprenditore del ceto medio, con un triplice obiettivo a mio giudizio. In primo luogo perché egli sia sempre ricattabile, evidentemente, in quanto evasore costretto dal sistema. In secondo luogo perché mai si ribelli in quanto ricattabile all'ordine dominante sempre più iniquo, sempre più a beneficio dei padroni del mondo e a nocumento delle classi lavoratrici e dei ceti medi. In terzo luogo, questo è il capolavoro del potere tecnocapitalistico e finanziario, per usare il ceto medio evasore come il capro espiatorio, cioè se vi è la crisi, se occorre alzare le tasse, non è per via di un sistema vorace, ingiusto e usurocratico, no, la colpa viene scaricata sempre sulle spalle dei ceti medi imprenditoriali che sono evasori e quindi causano la crisi, causano l'innalzamento delle tasse. È un sistema collaudatissimo, fatto ad hoc per massacrare le classi lavoratrici e i ceti medi. E ora che le classi lavoratrici, ma anche i ceti medi, comprendano più che mai l'importanza della lotta contro il capitalismo liquido finanziario. Occorre ripartire, io direi con le parole del mio maestro Costanzo Preda, un modo della produzione comunitario centrata su piccoli artigiani e piccoli lavoratori opposti alla delocalizzazione capitalistica, radicati nel loro territorio, secondo legami di tipo comunitario e solidale, dove al centro sia la produzione, il lavoro e l'uomo, un'economia reale basata sui bisogni e non un'economia fittizia, finanziaria, basata sui fantasmi dei desideri illimitati.